Ok, grazie mille Serena. Allora, innanzitutto allora, su Zoom non potrete vedere il video di Giorgio, però sulla live su YouTube potete vederlo. Un problemino tecnico, però vabbè, insomma, fa parte della live, Fa il parte bello della della diretta. diretta. Fa parte della diretta, espressione rubata dalla televisione. Allora. Sì, innanzitutto io sono l'Advocacy Officer di Positive Money Europe, based in Brussels, ma sono italiana, così come lo è Serena, che è la mia collega. Lavoriamo su policy, sulle politiche della BCE, lavoriamo soprattutto con il Parlamento europeo, le politiche monetarie, tutte queste cose belle. E poi ovviamente c'è il nostro caro Giorgio di WhatsApp Economy, che ha accettato il nostro invito a partecipare in questo webinar. E adesso vi parlo un po' della struttura di questo webinar. Allora, innanzitutto Serena vi presenterà il nostro progetto European Citizens Bank e la piattaforma. Seguirà poi un Q&A, D&R, sul nostro progetto. Potete scrivere le vostre domande utilizzando la funzione di Zoom, che io Zoom in inglese si chiama Q&A, ma Serena mi dice si chiama D&R in Sì, italiano. sì, sì. E poi io presenterò un po' l'Eurosistema, la Banca Centrale Europea, la sua strategy review, una piccola introduzione sul mondo della BCE. E poi a seguire ci sarà un Q&A, una sessione di domande e risposte con noi. Sì, tra Alla l'altro, fine. Rosaria, specifichiamo che anche su YouTube, insomma, possono scrivere e interagire con noi, non solo su Zoom, quindi Sì, volentierissimi tutte le tra l'altro, visto che Zoom ha messo il mio nome completo, Rosaria domande. Alessio, però Alessia, mi scusami. chiamano, non ti preoccupare, no, è un errore che fanno tutti, chiamatemi Alessia. Ok, adesso lascio parlare Serena, che spiegherà un po' il progetto. Sì, grazie Alessia, io appunto do il benvenuto a tutti Zoom e YouTube e ringrazio ancora Giorgio per aver accettato il nostro invito. E appunto siamo felicissimi di poter finalmente inaugurare anche per l'Italia questo progetto che si chiama European Citizens Bank, che però non è una banca, ma è appunto un progetto di partecipazione dei cittadini ed è un progetto europeo in due sensi. Nel senso che coinvolgerà cinque diversi paesi della zona euro ed è anche un progetto cofinanziato dalla Commissione europea nel programma Europe for Citizens e anche da Open Societies Foundation. Ed è una nostra iniziativa, un'iniziativa di Positive Money, questa organizzazione appunto di cui Alessia vi ha parlato e per la quale entrambe lavoriamo. Ma è un progetto, diciamo, che coinvolge tutta una serie di organizzazioni. In realtà, il nostro collaboratore è Participiz, un'altra organizzazione belga che è esperta di strumenti e di tecniche di partecipazione dei cittadini. E poi, essendo un progetto che coinvolge diversi paesi, facciamo anche riferimento a dei partner a livello nazionale, quindi nel caso italiano, la nostra organizzazione partner è Fondazione Finanza Etica. Appunto, diciamo, come anche Alessia diceva, Positive Money è un'organizzazione che nasce in realtà a Londra e che lavora per far sì che le banche centrali, queste istituzioni, promuovino un'economia più giusta, più democratica e più sostenibile. Siamo nati nel 2018 e lo facciamo ad un livello europeo, però oltre che a rivolgerci alle istituzioni europee, come diceva Alessia, in realtà noi ci rivolgiamo anche ai nostri supporters, agli stessi cittadini tramite varie campagne e nel quotidiano cerchiamo di parlare con i cittadini di quello che facciamo, del nostro lavoro e anche da qui nasce appunto lo European Citizens Bank o Banca dei cittadini europei in italiano e nasce per dare la possibilità ai cittadini di dire la propria sul futuro della BCE. E infatti siamo partiti. Sento il mio eco in questo momento, quindi ok, bene, adesso no.
E quindi dicevo, siamo partiti appunto dagli stessi cittadini e abbiamo chiesto a alcuni dei nostri supporters quelle che sono le loro principali preoccupazioni quando si pensa all'economia di oggi. E una delle risposte è stata proprio quella del fatto che spesso e volentieri purtroppo non si capisce, c'è questo distacco. Che Giorgio ci potrà confermare, c'è questo distacco tra il cittadino e il sistema finanziario, spesso non si capisce cosa faccia questo sistema finanziario, cosa facciano le banche centrali e anche quando si pensa alla stessa BCE si ha l'idea di questa istituzione di tecnocrati che siano veramente distanti da noi. E poi ci sono anche altre preoccupazioni che ovviamente hanno a che fare con il nostro quotidiano, quindi il fatto che l'economia stia contribuendo alla crisi climatica, oppure il fatto che, ad esempio, nei negozi vediamo dei prezzi sempre più alti, però, dall'altro lato ci sono purtroppo sempre più persone che si ritrovano senza un lavoro. E quindi, partendo proprio da queste preoccupazioni, abbiamo elaborato la nostra piattaforma, che poi, tra qualche minuto vi mostrerò e abbiamo preparato tutta una serie di contenuti e da qui abbiamo sviluppato i nostri dibattiti nazionali. E c'è anche da dire che le tempistiche del progetto sono perfette perché per la prima volta anni, scusate, la BCE sta effettuando un processo molto importante, la cosiddetta strategy review, ovvero sta rivedendo la sua strategia di politica monetaria. E quindi noi abbiamo pensato che anche i cittadini dovessero avere la possibilità di dire la propria su appunto un qualcosa che è così importante anche per le loro vite quotidiane. E quindi sono varie le cose che si possono fare sulla piattaforma, varie le cose che si possono fare partecipando al progetto. E oltre ad essere lo European Citizens Bank, un progetto di partecipazione civica, come vi dicevo, in realtà è anche un progetto di educazione finanziaria. Quindi qualunque sia il vostro livello di conoscenza in tema appunto di finanza, di banche centrali, siete assolutamente i benvenuti a partecipare al dibattito, proprio perché sulla piattaforma potrete accedere a tutta una serie di contenuti, tra cui anche un manuale per principianti che abbiamo utilizzato proprio, che abbiamo strutturato proprio per far sì che sia il più accessibile possibile. E poi ci saranno anche tutta una serie di webinar gratuiti, come quello di oggi, in cui però andremo più, diciamo, nel dettaglio della questione, degli argomenti di dibattito. E quindi questo dibattito è un dibattito che avverrà ovviamente a causa della situazione pandemica, purtroppo interamente online, e si potranno fare diverse cose, oltre che, come dicevo, accedere a dei contenuti, leggere, informarsi, si potrà anche interagire. Veramente, seppur in maniera virtuale con gli altri partecipanti, quindi lasciando commenti, supportando le proposte che si ritengono interessanti e soprattutto si potranno anche aggiungere le proprie idee e le proprie proposte. E poi ci sarà anche un'altra parte molto importante del progetto che avverrà in conclusione alle 5 settimane del dibattito online, che sarà questa assemblea dei cittadini dalla quale poi usciranno in concreto delle raccomandazioni per la BCE. E quindi questi sono un po', ricapitolando tutti i vari step dello European Citizens Bank. Per l'Italia il dibattito online è iniziato ieri, quindi vi invitiamo assolutamente ad iscrivervi sulla nostra piattaforma qualora non lo aveste già fatto. E appunto a iniziare ad interagire con i vari contenuti. Poi nel corso delle 5 settimane, quindi il dibattito online si concluderà il 20 giugno, ci saranno anche questi webinar gratuiti organizzati dal team di Positive Money e poi l'assemblea a cui facevo cenno poco fa si terrà tra il 25 e il 26 giugno. E abbiamo infine messo anche questa data di settembre 2021 perché è il mese, diciamo, in autunno è quando il processo di strategy review della Banca Centrale Europea si concluderà e quindi
Il nostro scopo è quello di presentare alla BCE i risultati finali, quindi consolidando tutti i vari dibattiti nazionali, di presentare poi le proposte dei cittadini alla stessa BCE. E dicevo appunto varie volte che questo progetto non è esclusivamente italiano, ma è rivolto anche a cittadini di Germania, di Francia, di Paesi Bassi e di Spagna, che vedranno un processo comunque molto simile a quello italiano. Andiamo appunto a vedere anche nel dettaglio questi webinar che noi abbiamo chiamato webinar interattivi, e questo aggettivo più che altro perché appunto l'ho già detto e probabilmente lo ripeteremo molte volte, lo European Citizens Bank è un progetto per i cittadini e dei cittadini, quindi noi volevamo che questi webinar non fossero delle semplici conferenze, ma proprio un'occasione in cui poter fare delle domande, sollevare i propri dubbi e richiedere chiarimenti agli esperti. E quindi oltre a quello di oggi ne abbiamo previsti altri due per il mese di maggio e due per giugno. Questo è un altro aspetto a cui teniamo veramente a sottolineare, cioè l'aspetto dell'inclusione e della diversità dei nostri panelist, cioè nel contesto di questi cinque webinar interattivi abbiamo invitato 15 esperti in totale tra relatori e host e moderatori, e 8 sono donne e 7 uomini, quindi abbiamo un equilibrio quasi perfetto. E appunto andando a vedere un po' più nello specifico gli invitati e i programmi dei webinar, oltre a questo inaugurativo di oggi, il 25 maggio, quindi tra pochissimi giorni, vi invitiamo assolutamente ad iscrivervi, qualora non l'abbiate già fatto, ci sarà il nostro secondo webinar, in cui affronteremo sicuramente un argomento importante quando si parla di banche centrali, ovvero quello delle crisi economiche e finanziarie. E avremo due esponenti del mondo accademico italiano, Enrico Marelli, professore dell'Università di Brescia, e Tamara Favaro, invece, dell'Università di Firenze. E a moderare sarà Giulia Porino, che lavora per un'altra organizzazione che si chiama Finance Watch. Terzo webinar interattivo sarà moderato ancora una volta da Giorgio e andremo ad affrontare, ormai è all'ordine del giorno, cioè quello del Covid, che però proprio in quanto tale abbiamo pensato fosse doveroso includerlo nei nostri webinar. E quindi anche sulla scia del webinar precedente andremo a capire, gli esperti ci spiegheranno quelli che sono gli strumenti e le politiche che la BCE ha usato e sta usando tutt'oggi per aiutare i sistemi economici, le nostre economie a reagire allo shock dovuto dalla pandemia. E avremo Loriana Pelizzon di Ca' Foscari e Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, e poi avremo anche un economista e scrittore internazionale italo-irlandese, cioè Eric Lonergan, e quindi sicuramente sarà un dibattito molto interessante moderato da Giorgio. L'8 giugno, invece, quarto webinar interattivo, andremo a vedere, a trattare potremmo dire, l'altra grande crisi dei nostri tempi, cioè la crisi ambientale. E cercheremo di capire qual è il ruolo delle banche centrali e della BCE nello specifico nella lotta al cambiamento climatico. E lo faremo con Irene Monasterolo, che insegna all'Università di Vienna, e ci sarà anche una rappresentante del mondo delle ONG italiane, cioè D'Aliena Finamore, che è campaigner appunto presso Recommon. E a moderare invece sarà Andrea Barolini, in questo caso, che è giornalista di Valori, cioè il progetto giornalistico di Fondazione Finanza Etica, che come dicevo all'inizio è appunto nostra partner. E poi chiudiamo in bellezza il 17 giugno con un ultimo webinar che va a trattare assolutamente una tematica centrale, molto importante quando si parla di banche centrali, di cui poi anche Alessia ci darà un accenno oggi, cioè quella dell'indipendenza delle banche centrali.
e cercheremo di capire come si può comunque vigilare l'operato della BCE in maniera democratica e quindi nel rispetto ovviamente di questa sua indipendenza. A moderare il dibattito sarà Christiane Petit, che è ricercatrice presso lo European University Institute, e interverranno poi Fabio Castaldo, che è membro del Parlamento europeo, e Leo Hoffmann-Anselm, che è invece un advisor del gruppo dei Greens, dei Verdi. Poi, diciamo, appunto, come dicevo, dopo il webinar e dopo le 5 settimane di dibattito ci sarà la parte che personalmente ritengo quella più divertente anche di tutto il progetto, perché l'Assemblea dei cittadini è proprio l'occasione per formulare poi delle proposte concrete per la Banca Centrale Europea. E si tratterà di un workshop di 2 mezze giornate in cui selezioneremo in maniera casuale 35 partecipanti ovviamente al dibattito italiano, che lavoreranno con dei facilitatori professionisti, e in queste 2 mezze giornate andranno a rivedere alcuni dei contenuti sulla piattaforma che appunto a breve vi mostrerò, e andranno poi ad elaborare queste raccomandazioni finali da rivolgere direttamente alla Banca Centrale Europea. E quindi appunto come si può partecipare, come si può prendere parte a questa assemblea? Innanzitutto bisogna per ogni cosa andare sulla nostra piattaforma, la piattaforma dello European Citizens Bank, e compilare un form nella sezione assemblea in cui vi chiederemo una serie di domande demografiche che ci permetteranno poi di fare questa selezione random. Sarà il nostro partner Participiz che se ne occuperà, e perché vogliamo fare una selezione, diciamo, sulla base anche di aspetti demografici, perché vorremmo che a partecipare a questa assemblea, quindi a portare avanti questo dibattito, sia un gruppo di cittadini il più eterogeneo possibile. E quindi la sera di venerdì 25 giugno e la mattina di sabato 26, qualora si sia selezionato come partecipante, si potrà appunto prendere parte a questo ultimo dibattito. Queste sono, diciamo, le informazioni principali. Io adesso vi farei vedere subito la piattaforma, e poi magari passiamo alle domande, se ce ne sono sul progetto, prima di passare poi la parola ad Alessia. Quindi ricondivido velocemente il mio schermo. Questa è la piattaforma della European Citizens Bank. Ovviamente avendo acceduto al europeancitizensbank.it, vengo rimandata subito ai contenuti in lingua italiana, ma qui appunto, come dicevo, tutti i contenuti della piattaforma si possono trovare nelle 5 lingue dei paesi. E quindi, diciamo, sulla home ritroviamo un po' tutti i vari step a cui facevo cenno poco fa, quindi le varie cose che si possono fare per partecipare al dibattito, che sarà di 5 settimane. E poi qui sintetizziamo un po' quello che è il nostro scopo, cioè far sì che i cittadini preoccupati che arrivino alla piattaforma poi la lascino con perlomeno un po' più di consapevolezza su questi temi. E quindi cliccando partecipa, veniamo rimandati allo spazio di dibattito per l'Italia. Qui in alto poi si possono ad esempio trovare gli spazi di dibattito per tutti gli altri paesi. E andremo a scoprire quali sono queste semplici mosse da poter fare per passare da cittadini preoccupati a cittadini consapevoli. E quindi c'è tutta una, diciamo, un riassunto dei vari contenuti che potrete trovare e tutto riassunto anche delle informazioni che vi ho già dato. Quindi, come sono strutturati i contenuti, come è strutturata la piattaforma, ci sono queste preoccupazioni dei cittadini a cui facevo anche riferimento prima,
ne abbiamo selezionate 11 principali, anche se ovviamente potrebbe essere una lista infinita. E ovviamente potrete andare a selezionare quelle che vi interessano di più, quindi qualora foste preoccupati del divario fra ricchi e poveri, potrete andare a leggerne di più e soprattutto potrete scoprire anche quali sono gli orientamenti che la BCE potrebbe decidere di adottare per affrontare queste preoccupazioni. Gli orientamenti sono degli approcci, diciamo, generici che noi abbiamo individuato per la BCE in relazione a queste preoccupazioni. Poi ogni contenuto che trovate sulla piattaforma può essere sostenuto, qualora foste d'accordo con quanto viene detto, e poi una volta registrati potrete anche lasciare dei commenti. Gli orientamenti, dicevo, sono appunto questi approcci generici con cui la BCE potrebbe affrontare le preoccupazioni, e ne abbiamo individuati 6. E qualora, per esempio, fossimo interessati alle questioni ambientali, possiamo scoprire cosa intendiamo con orientamento sostenibile e scopriamo un po' quello che è il dibattito riguardo, in questo caso, il ruolo della BCE, nel contesto della crisi ambientale, e poi andremo anche a trovare delle proposte più concrete, che sono appunto delle vere e proprie azioni che la BCE potrebbe adottare, come ad esempio, favorire gli investimenti ecologici, tramite il quantitative easing. E in questa sezione troviamo appunto tutte le proposte. Questa potremmo dire è la parte più interattiva della piattaforma, perché oltre a trovare le nostre 16 proposte, quelle che abbiamo individuato noi del team di European Citizens Bank, potrete anche aggiungere le vostre proposte. Poi c'è la parte dedicata appunto al webinar con tutto il vario programma che vi ho descritto, e potrete iscrivervi ai webinar ovviamente seguendo il link Zoom, come molti di voi hanno fatto anche per questo primo webinar. E poi troviamo infine lo spazio dedicato all'assemblea di giugno, l'assemblea dei cittadini, e come vi dicevo, appunto, vi vengono fatte un po' di domande di tipo demografico, e poi, ad esempio, chiediamo quale orientamento vi piacerebbe approfondire durante l'assemblea, perché durante l'assemblea, appunto, oltre si partirà proprio dagli orientamenti, e poi gli orientamenti più popolari verranno discussi, e da essi poi si andranno a formulare anche delle proposte, delle raccomandazioni concrete da rivolgere alla BCE. Appunto, queste sono le informazioni principali. Per registrarsi, veramente facile, vengono chieste pochissime informazioni. Viene richiesta la nazionalità semplicemente per motivi di report con la Commissione europea, perché appunto, come dicevo, facciamo parte di questo programma Europe for Citizens, e quindi al termine del progetto dovremo presentare un report, però veramente vengono chieste pochissime informazioni. Ok, queste sono, diciamo, le cose principali relative al progetto. E vedo qualche domanda nel Q&A. E allora, vedo una domanda che chiede se la BCE è a conoscenza del progetto e se si è dimostrata favorevole ad ascoltare le proposte dei cittadini. E sì, in realtà il progetto è stato presentato in fase di elaborazione alla BCE, quindi circa un anno fa, l'abbiamo presentato, e ovviamente la BCE, diciamo, ha avuto una risposta positiva, nel senso che ritiene sia un progetto importante, soprattutto vista la strategy review. E anche poco fa Isabel Schnabel, che è membro del board della BCE, durante una delle sue sessioni di Q&A su Twitter, ha risposto proprio ad una domanda sullo European Citizens Bank, dicendo che la BCE assolutamente
è a favore di questo tipo di iniziative e vuole ascoltare le opinioni dei cittadini. Io leggo un'altra domanda, se posso intervenire. Verbamanent ci chiede chi finanzia tutto questo. Allora, appunto, come dicevo, abbiamo vinto un bando nel contesto di questo programma finanziato dalla Commissione europea, che si chiama Europe for Citizens, in italiano Europa per i cittadini, e poi siamo cofinanziati anche dall'Open Society Foundations. Quindi questi, diciamo, sono Perfetto. le due principali fonti di finanziamento. Alessia, hai visto qualche commento interessante da... Allora, visto che chiedevano se c'erano requisiti fondamentali per partecipare all'assemblea, e no, non ci sono requisiti, no, No. è aperto a chiunque. Vi chiediamo, diciamo, se andate a vedere il form, vi si chiede anche, ad esempio, qual è il vostro livello di conoscenza, di finanza ed economia, ma ancora una volta è semplicemente per creare un gruppo di discussione che sia eterogeneo, cioè non vogliamo solamente esperti in una stanza che dibattono di finanza e di BCE, ma vogliamo creare comunque una neutralità e una diversità nel gruppo. Infatti, proprio in questo senso c'era Alessandro che diceva che sperava che effettivamente ci fossero dei requisiti per partecipare a questo evento. E in seguito anche Parabellum fa questa domanda, e cioè come si può pensare che dei cittadini, quindi non degli esperti di economia, siano in grado di generare delle richieste e domande ponderate sul tema? Non è illusione della partecipazione? Come rispondete in questo senso? Qual è lo perché avete deciso di aprire a tutti e non solo agli esperti? Posso rispondere io, poi magari Alessia se vuoi aggiungere. Certo. E appunto, come dicevo, l'assemblea in realtà è proprio lo step finale, quindi lo scopo, essendo un progetto di educazione finanziaria, noi speriamo che la persona che arriva sulla piattaforma ha una conoscenza minore, poi una volta avendo preso parte alle 5 settimane avrà una conoscenza maggiore grazie appunto a tutti i contenuti, grazie agli esperti durante il webinar, eccetera. E poi ovviamente non mettiamo semplicemente queste 35 persone dentro una stanza a discutere di BCE, ma anche per questo ci affidiamo anche a dei facilitatori professionisti che guideranno il dibattito, che lo fanno appunto di mestiere, quindi sono anche abituati ad approcciarsi a studenti, a ragazzi molto giovani che magari non ne sanno in maniera approfondita di BCE, quindi assolutamente si cercherà di guidare questo dibattito in maniera che sia il più efficiente possibile. Sì, Vai, 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 scusami, Alessio. dimmi. Aggiungo semplicemente, illusione della partecipazione. Sì, perché comunque quello che vogliamo creare è un forum per lo scambio di opinioni. Qui i partecipanti avranno la possibilità di fare le proprie domande grazie alla sezione Q&A, e durante invece l'assemblea finale avranno la possibilità di partecipare attivamente. La BCE è indipendente, è un'istituzione indipendente, non viene eletta da nessuno, non viene eletta direttamente da nessuno, però questo non vuol dire che comunque non si possano fare delle domande, che non si possa intervenire, perlomeno che non si possa creare un dibattito sulle questioni di politica monetaria. Sono d'accordo con te che è un argomento veramente ostico, anche per chi ci lavora tutti i giorni. Questo non vuol dire comunque non si possono avere più o meno delle nozioni di base per cercare di capire quello che è l'impatto della BCE sulla vita di tutti i giorni. Sì, comunque io condivido comunque l'approccio perché appunto, come hanno giustamente detto, è quello di dare uno stimolo, no? Correggetemi se sbaglio, poi, ma è quello di dare uno stimolo a informarsi, ad ottenere qualche informazione in più riguardo questa istituzione, per
per poi alla fine dare una propria opinione. Esatto. Giovanni ci chiede quanto è importante l'impatto della singola BCE. Ne parliamo dopo, Ok. nel Q&A dopo la mia presentazione. Lì parleremo proprio della BCE, quello che fa la BCE. Adesso magari ci concentriamo principalmente sul progetto in questa fase del Q&A. Vedo Valeria, magari rispondiamo alla domanda di Valeria che dice come funzionerà l'assemblea, nel senso ci sarà una divisione in gruppi? Sì, l'assemblea, come dicevo, noi miriamo ad avere 35 cittadini in totale, però nel corso di queste 2 mezze giornate, si lavorerà prevalentemente in gruppi, quindi gruppi di 6-8 persone. E nella seconda parte dell'assemblea, appunto, che sarà la parte in cui si produrranno effettivamente le proposte, si avrà anche la possibilità di passare volendo da un gruppo all'altro qualora gli argomenti che ci interessino siano molteplici e quindi vogliamo appunto spaziare da un argomento all'altro, però sì, si lavorerà prevalentemente in piccoli gruppi, ovviamente con l'aiuto dei facilitatori. Però ovviamente non sarai in presenza neanche questa. No, purtroppo volevamo, ma Io volevo non si andare a può. Bruxelles. Perché sei da Bruxelles, giusto? Noi sì. E quindi niente, viaggio mancato. Ci sono altre domande che voi avete individuato? Il progetto? No, non mi pare, no. No, ne vedo altre qui, sempre sulla BC, quindi magari Sì, ne perché riprendiamo dopo. adesso ci faremo una breve introduzione sui compiti della BCE, come funziona, eccetera, eccetera. E poi ci sarà un'altra sezione di domande di Q&A dove potremo approfondire un po' queste tematiche qui. Quindi se Ok. volete iniziare, fate pure, insomma, senza Sì. problemi. Allora, innanzitutto ditemi se vedete la slide della Banca Centrale Europea. Sì, Sì? assolutamente, sì. Ok. Allora direi che possiamo cominciare. Allora, in questa sezione proverò a fare una presentazione della BCE, cercherò di spiegarvi un pochettino cos'è la BCE, cosa fa la BCE, l'indipendenza della BCE, che vedo essere importante per molti nei commenti di YouTube, è assolutamente ragione. L'indipendenza della BCE è sacrosanta, vi spiegherò perché. E voi potete scrivere le vostre domande mentre parlo nel Q&A. Non risponderemo subito, risponderemo una volta terminata la presentazione. Quindi vi chiedo di essere precisi quando si fa, e ovviamente educati, perché ricordiamoci che ci sono sempre persone dietro questo schermo. Di essere precisi quando si fanno le domande, ad esempio, non domande del tipo cosa intendi per questo? Che ovviamente non so cosa vi riferite dicendo questo, ma magari Alessia hai detto che mandato secondario è questo trattato, ma perché non si può più riuscire, si può scegliere solo uno di questi obiettivi e così via. Una domanda del genere, ad esempio, va bene, bisogna essere abbastanza precisi. E intanto vi ringrazio in anticipo per l'educazione, per il rispetto per i panelist e per gli altri partecipanti. Allora, un attimino. Cos'è una banca centrale in generale? Allora, ogni paese ha una moneta e ha bisogno di un'istituzione per gestirla, per la supervisione di questa. E la banca centrale assolve questa funzione, essendo una sorta di banca delle banche che fornisce tra l'altro anche servizi alle banche commerciali, banche private, presso cui magari potete chiedere un prestito, potete chiedere un mutuo e così via. Oh, un attimo. E qui parliamo della Banca Centrale Europea, però, che ha sede a Francoforte. Quella che vedete nello schermo è la nuova sede di Francoforte. Ce n'era un'altra che forse è quella che conoscete di più, che è quella con il simbolo gigante dell'euro. A me piaceva tantissimo quella, però non c'è più. Era nel centro storico di Francoforte, adesso è sul fiume. La presidentessa è Christine Lagarde, con un mandato di ben 8 anni. E la Banca Centrale Europea non è la banca dell'Unione Europea, è la banca dell'Eurozona. E ogni paese dell'Eurozona continua ad avere la sua banca centrale nazionale, come ad esempio Banca Italia, questo governatore Ignazio De Visco, la Banque de France, eccetera. Le banche centrali nazionali e la BCE continuano a lavorare insieme all'interno di questo network strettamente integrato che viene chiamato l'Eurosistema.
Chi c'è nell'Eurosistema? 19 paesi, 8 più 1 hanno deciso di non entrare a far parte dell'Eurozona, ma ci sono alcuni paesi che invece vorrebbero entrare a far parte dell'Eurozona, come la Croazia e la Bulgaria. Potrebbero entrare nei prossimi anni, sono cominciate le negoziazioni, mentre Kosovo e Montenegro utilizzano l'euro, pur non facendo parte dell'Eurozona, una cosa abbastanza curiosa. L'Eurosistema e la BCE hanno il compito di definire la politica monetaria di cui parleremo dopo, svolgere le operazioni sui cambi, promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e così via. Mandato primario della BCE, qual è il compito principale della BCE? Questo è inserito all'interno del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il TFU, ed è mandato primario della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi, quindi mantenere un tasso di inflazione di medio periodo che sia inferiore ma prossimo al 2%. Ci sono altri obiettivi che la BCE può perseguire, ne parleremo dopo, ma tuttavia questi obiettivi non devono essere mai in contraddizione con quello che è il mandato primario, ossia la stabilità dei prezzi. La Federal Reserve ha un altro obiettivo primario, che è la piena occupazione. La BCE no, non ha solamente la stabilità dei prezzi come obiettivo primario. Tuttavia questo è oggetto di dibattito, ci sono alcuni che credono che anche la BCE dovrebbe avere come piena occupazione proprio come obiettivo primario. Insomma, il dibattito è totalmente aperto, magari farete sapere cosa ne pensate anche voi che state ascoltando. C'è anche il mandato secondario della BCE di cui parlavo, e tra questi, tra gli obiettivi che fanno parte del mandato secondario della BCE, riferendosi all'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea, c'è la promozione della pace, lo sviluppo sostenibile dell'Europa, dunque lotta al cambiamento climatico, combattere l'esclusione sociale, parità tra uomini e donne e così via. Questi sono anche gli obiettivi generali dell'Unione Europea. Tra l'altro, ricordo, in relazione all'obiettivo relativo allo sviluppo sostenibile dell'Europa, che la BCE, in quanto istituzione europea, ha firmato il Paris Agreement, l'accordo di Parigi, e quindi è obbligata, in base a questo accordo, a contribuire alla lotta al cambiamento climatico. E anche Draghi, quando era presidente, l'ha ribadito più volte, e Lagarde ancora di più. Voi lo sapete cos'è l'inflazione? Bella domanda. Solo più della metà degli italiani, a quanto pare, ha una conoscenza corretta dell'inflazione. Se non lo sapete, oppure se pensate di non saperlo, se non ne siete sicuri, lo spiego io. Allora, l'inflazione c'è quando c'è troppo denaro nell'economia. Si può credere, ad esempio, che le banconote emesse dalla BCE costituiscano la maggior parte dell'offerta di denaro in circolazione. Non è così, perché le banche, in realtà, quando concedono prestiti, creano denaro, contribuiscono all'offerta di denaro in circolazione. Cosa fa la BCE per controllare l'inflazione? Allora, quando la BCE si trova di fronte a un aumento dell'inflazione, aumenta il tasso di interesse. Quando si trova in una situazione di deflazione, diminuisce abbassa il tasso di interesse per contrastare, la caduta, dei prezzi. Si potrebbero utilizzare, nel pianere dell'inflazione, differenti tipi di beni. La BCE ha deciso di escludere, ad esempio, il cibo, l'energia, servizi dall'indice dell'inflazione. Ha deciso di utilizzare Harmonized Index of Consumer Prices, quindi l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, per assicurare una misura dell'inflazione comparabile comunque a livello dell'Eurozona. Adesso comunque l'inflazione continua a rimanere sotto il 2%, però come vedete il prezzo dell'energia sta salendo tantissimo, ma non importa nei termini dell'HICP. Parliamo delle politiche monetarie della BCE, i tassi di interesse negativi. Dopo la crisi dell'Eurozona, la BCE ha cercato di abbassare ancora di più i tassi di interesse. Dal 2014 siamo al meno 0,5%. Da un lato, ciò significa che le banche possono comunque guadagnare ancora più denaro prendendo in prestito dalla BCE.
Dall'altro lato, però, l'altra faccia della medaglia è che comunque i tassi negativi si applicano anche al denaro che viene depositato nelle riserve della BCE. Quindi è positivo, ma anche negativo, scusatemi il gioco di parole. E quindi quantitative easing europeo, l'assets purchase program, un sacco di termini inglesi che non sono stati tradotti. Programma di acquisto della BCE è stato introdotto nel 2015, quindi come vedete tante cose sono successe nel 2014 e 2015. La BCE praticamente qui acquista attività finanziarie, il debito degli stati, il debito delle imprese, l'acquista sui mercati, quindi non si limita solamente a prestare denaro alle banche private. Il risultato è far sì che comunque gli investitori siano incentivati a prendere rischi, a investire in progetti rischiosi. Alcune ONG, alcuni accademici comunque lo criticano perché potrebbero, tra gli effetti indesiderati, ci sarebbe la disuguaglianza. Non c'è abbastanza letteratura sull'argomento, però magari se avete domande fatele, vediamo come rispondono. Comunque, come vedete, è un programma molto giovane, introdotto in Europa solamente nel 2015, quindi gli effetti si stanno ancora studiando. L'altra politica monetaria interessante è il TLTRO, i Targeted Longer Term Financing Operations, anche qui sono stati tradotti, e anche purtroppo nel linguaggio bancario, comunque sì, anche in Italia si riferisce all'acronimo TLTRO. In questo caso, cosa si riferisce dal QNE? In questo caso, comunque, l'importo che le banche possono prendere in prestito è legato comunque a dei criteri. Le banche possono utilizzare questo TLTRO solamente dal momento in cui concedono denaro, prestiti a società non finanziarie, alle famiglie. Il TLTRO, allora, la BCE, dovete sapere cosa fa la BCE, perché il TLTRO vi aiuta al momento in cui andate a comprare una casa, cercate un mutuo. TLTRO va a effettivamente a influenzare il vostro prestito, la concessione del mutuo. Il TLTRO è stato, tra l'altro, rinnovato non una, ma due, ben 3 volte. Adesso siamo proprio nel bel mezzo del TLTRO 3. Bonus, qui lo riconosciamo, Mario Draghi, il Whatever It Takes a Londra del luglio 2012. Cos'è il Whatever It Takes? Whatever It Takes era: siamo pronti a fare qualsiasi cosa. Cos'è questo qualsiasi cosa? È l'OMT, Light Monetary Transaction, che in realtà non è stato mai utilizzato, non ce n'è mai stato bisogno, oppure ce n'era bisogno, qualcuno potrebbe dire, e avrebbe dovuto seguire l'S&P, il Securities Markets Program, che era consistente nell'acquisto sul mercato secondario di titoli del debito pubblico. L'AMT era praticamente infinito, e si poteva acquistare i titoli del debito pubblico praticamente all'infinito, non c'è stato bisogno di utilizzarlo. Magari vi ricordate a marzo, magari no, perché questo è un dibattito abbastanza, purtroppo direi, abbastanza chiuso. C'era chi richiedeva l'AMT per l'Italia, si trovava in situazione economica disastrosa. Non è stato fatto. E piccola curiosità, l'OMT può essere attivato solo dal momento in cui il paese ha chiesto anche il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Accanto a BID, un'altra parola che non trova traduzione nell'italiano, purtroppo. Ma cerchiamo di capire un po' cos'è questo accanto a BID. Allora, innanzitutto, chi decide nella BCE? Allora, c'è un comitato esecutivo della BCE, Executive Board della BCE. Troviamo Lagarde, Leguindos e poi altri membri, tra cui Philip Lane, lo chief economist, l'economista capo della BCE, si può dire. E poi abbiamo anche i governatori delle banche centrali nazionali della zona euro, anche conosciuto come Governing Council della BCE. Tengono una riunione più o meno ogni 6 settimane. E insieme, il comitato esecutivo e il Governing Council, formano il consiglio direttivo della BCE. Come vengono nominati? È abbastanza macchinoso il processo, come potete vedere qui. Comunque, a proporre i candidati sono gli stati membri dell'Eurozona, non dell'Unione Europea, però alla fine a fare una nomina definitiva al Consiglio Europeo, che comprende anche i membri
insomma, anche i non membri dell'Eurozona, quindi ad esempio magari a decidere su Mario Draghi anni fa fu anche il Regno Unito, che non faceva parte dell'Eurozona. Qui avrà un ruolo fondamentale, tra l'altro, anche l'Eurogruppo. Avvicina indipendente, cosa significa? L'indipendenza è sacrosanta per una banca centrale. Le banche centrali hanno totale autonomia nello stabilire il loro assetto organizzativo, il budget. I funzionari della banca centrale non possono assolutamente prendere, accettare finanziamenti da parte dei governi o istituzioni dell'Unione Europea. E i governatori rimangono in carica per un lungo periodo, addirittura nella BCE fino a 8 anni. E sono molto difficili da rimuovere dall'incarico. Si parla di situazioni veramente estreme che finora non si sono verificate. Però la BCE deve rimanere accountable, è responsabile delle sue azioni nei confronti del Parlamento europeo, che ne vigila l'operato. Questo significa che la BCE deve giustificare e spiegare le sue decisioni al Parlamento europeo. I deputati possono interrogare la Lagarde durante il Monetary Dialogue, dialoghi monetari, possono inviare domande scritte, written questions to ECB, direttamente alla Lagarde, che risponderà entro 6 settimane, oppure possono redigere raccomandazioni, emendamenti, proposte all'interno del rapporto annuale pubblicato ogni anno. Ne parleremo in maniera molto, molto approfondita con Fabio Castaldo, del Movimento 5 Stelle, e con Leo Hoffmann dei Verdi, durante l'ultimo webinar. Cioè, un webinar molto, molto interessante, perché è una questione, insomma, un cittadino se lo chiede, no? Perché la BCE è indipendente, no? Perché le altre istituzioni sono e la BCE invece no. Sono dei motivi che sono sacrosanti, appunto, però questo non vuol dire che non si può dibattere, non si possono esprimere opinioni. Il riesame della strategia monetaria, anche Monetary Strategy Review, che cos'è? È tempo di rivedere le politiche della BCE dopo anni, dopo 18 anni. Che succede? Si vanno a rivedere quelle che sono le politiche monetarie della BCE per riadattarle a quelle che sono le nuove sfide dell'Eurozona. Ad esempio, il cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico è ancora più forte adesso, no? E quindi bisogna far sì che la politica monetaria, insomma, la Lagarde deciderà, bisogna far sì che si adatti a questa nuova sfida. Ne parleremo nel quarto webinar. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, sarà molto interessante anche questo. La Lagarde ha detto un anno fa: durante questo processo ci consulteremo con il pubblico, ascolteremo le loro opinioni, aspettative e preoccupazioni con una mentalità aperta. Quindi vedremo, spiegherò più o meno questo cosa significa. Intanto vediamo cosa riesaminerà la BCE. La definizione di stabilità dei prezzi, il mandato primario rimane quello. La BCE è un obiettivo primario alla stabilità dei prezzi, però si può cambiare volendo. Come misurare l'inflazione? Vi ho spiegato prima che c'era un determinato indice per farlo. Si può decidere di inserire altri beni all'interno di questo indice, quindi il tasso di inflazione cambierà. Chi lo sa? Lo vedremo. La comunicazione con il pubblico, il ruolo dell'euro come bene pubblico, tante altre cose, come l'euro può contribuire o meno all'inclusione sociale, di nuovo il cambiamento climatico, e così via. ECB Listens, sì, come ho detto, la BCE si è impegnata a voler ascoltare il pubblico. Ha incontrato le ONG, la società civile, qui c'è il nostro direttore esecutivo di Positive Money Europe, che ha partecipato insieme a me all'ECB Listens ottobre l'anno scorso. Le banche centrali nazionali hanno organizzato dei listens event, degli eventi durante i quali i cittadini potevano incontrare, purtroppo tramite webinar, le banche centrali a fare delle domande. Banca Italia l'ha già fatto, non so se ne è in programmi altri, vedremo. Sì, qui c'era la Lagarde con Philip Lane, che ci ha ascoltato e risposto alle nostre domande. Sì, direi che l'introduzione alla BCE termina qui da parte mia. Adesso siamo pronti ad ascoltare le vostre domande. Ok, stop sharing. Grazie mille Alessia, è un riassunto efficace di un po' tutte le tematiche riguardanti la
la BCE, il suo funzionamento, il suo meccanismo, eccetera, eccetera. Io qualcuna l'ho letta, però se voi avete individuato qualcosa, fate pure voi. No, vai, puoi iniziare. Inizia con le tue. Allora, no, ad esempio, Mario Rossi ha citato una cosa interessante: perché la BCE non interviene riguardo a paesi che utilizzano l'euro illegalmente come Montenegro? Può costituire un precedente pericoloso, come uno stato che esce dall'UE e continua a tenere l'euro. Volete rispondere voi o vado io? Vai pure. Va, io do una mia risposta, poi se volete aggiungere o contraddirmi fate pure. Allora, diciamo che l'utilizzo dell'euro non è illegale, nel senso che non puoi dire a una nazione tu non puoi usare l'euro. Addirittura la Banca Centrale Europea ha delle riserve in dollari che può utilizzare per i suoi scopi. Quindi non è che il Montenegro utilizza l'euro illegalmente, lo utilizza normalmente. Anche la Cina ha i dollari in riserve monetarie all'interno della sua banca centrale. E quindi non è che il Montenegro non le usa illegalmente, neanche la BCE non ha alcun potere per imporre agli altri stati di non usare una determinata moneta. Non so se volete aggiungere qualcos'altro. No, sono assolutamente d'accordo. Può sembrare strano, da un certo punto di vista, che dei paesi che non fanno parte nemmeno dell'UE utilizzino la moneta unica, però è fattibile, assolutamente fattibile, come hai ben spiegato anche tu. Sì. Aggiungo una cosa giusto per capire meglio. Se ad esempio la BCE non ha in possesso appunto ad esempio riserve di dollari o riserve di sterline, paradossalmente l'Unione Europea non potrebbe neanche comprare prodotti del Regno Unito perché non avrebbe effettivamente denaro per comprare quei prodotti, che è un po' la crisi che abbiamo subito noi nel 92, ad esempio, quando abbiamo finito le riserve delle altre monete o anche negli anni 70. Sono delle crisi che in realtà se tu non hai è una cosa negativa se tu non hai le riserve di altri stati, le monete di altri stati, non è una cosa positiva. Quindi in realtà non avere delle riserve in altre valute può portare a molti a seri problemi di cui noi siamo anche abbastanza insomma, ne abbiamo passate in questo senso. Oppure, come giustamente Dario e Mario aggiungono adesso, alcuni paesi, come esempio l'Argentina, hanno subito dei periodi di dollarizzazione, cioè che utilizzavano il dollaro al posto della sua valuta per operare all'interno della sua economia, sostanzialmente. Un'altra domanda, secondo me, molto interessante e forse anche un po' controintuitiva, cioè rispetto, nel senso, quello che abbiamo detto fino adesso effettivamente può far nascere questi tipi di domande, quindi sicuramente interessante, ve la leggo. Se per indipendente si intende da noi sì e soprattutto non responsabili delle loro azioni, non utilizzerei la parola indipendente ma insindacabile. Volete rispondere voi o... Allora, se per indipendente si intende da noi, sì, soprattutto non responsabili delle loro azioni. Allora, di nuovo, l'indipendenza è insindacabile, scusa il gioco di parole. È necessario che continui così, che le istituzioni, che la Banca Centrale Europea non sia eletta da nessuno. Deve essere indipendente, insindacabile, finito la parola, da noi sono d'accordo. Questo non vuol dire che non ci possa essere comunque un'istituzione come il Parlamento europeo a vigilarne quello che è l'operato della BCE. Questo vuol dire semplicemente non imporre alla BCE determinate azioni, che questo il Parlamento europeo non può farlo, non è binding, come si dice nel linguaggio, nel gergo, ma questo non vuol dire che comunque i MEF, i deputati eletti all'interno del Parlamento europeo, non possono fare delle domande, non possono chiedersi ad esempio perché la BCE ha optato per questo programma di acquisto e non per un altro. Secondo me, comunque, secondo molti, è necessario che ci sia comunque un dibattito, che comunque in ogni caso assolutamente un dibattito non mette in discussione quello che è l'indipendenza della BCE.
Sì, se mi permette Alessia aggiungo un'altra cosa, cioè, cioè il direttivo della BCE che Alessia ha presentato in precedenza non è neanche, correggetemi se sbaglio anche, non è neanche del tutto vero che siano i responsabili delle proprie azioni, anzi, sono soggetti a una forte appunto supervisione da parte di tutti gli enti della BCE, cioè non avviene il processo di, ad esempio, il Parlamento Europeo, la Commissione Europea o i singoli stati che possono imporre o consigliare alla BCE come attuare la propria politica monetaria, ma al contrario la BCE è sorvegliata dagli stati in modo che appunto non possa fare quello che vuole. Addirittura il presidente della BCE, che in questo caso è la Lagarde, ogni tot di tempo, adesso non ricordo quanto, deve dare la guidance della BCE e deve giustificare tutte le proprie azioni. Addirittura i parlamentari europei possono fare delle domande direttamente alla Lagarde riguardo determinate questioni, quindi assolutamente non sono assolutamente non responsabili e non sono, cioè, anzi, addirittura vogliamo ricordare come ad esempio la Germania abbia imputato la presidenza di Draghi riguardo tutto il programma APP, cioè il quantitative easing. Tra l'altro, notizia proprio di oggi è il fatto che è stata rigettata questa mozione del fatto che la Banca Centrale Europea non poteva, secondo alcuni partiti tedeschi, non poteva acquistare questi titoli di Stato. Quindi assolutamente non sono tutto il contrario di non responsabili, sono soggetti a un forte controllo, e addirittura Mario Draghi si stava per beccare anche una. No? Se questa sentenza fosse stata positiva, si sarebbe beccato anche non poche conseguenze, insomma, perché avrebbe comunque sarebbe andato contro il mandato della Banca Centrale Europea. Sì, assolutamente. Magari Serena, qualche domanda da Zoom che vogliamo. Sì, ne abbiamo due in particolare, una che si ricollega sempre al tema euro. Valeria chiede se il fatto di utilizzare l'euro, anche non facendo parte dell'eurozona, possa essere un incentivo per far parte dell'Unione Europea. E cioè, secondo voi l'euro può essere un incentivo politico per entrare a far parte dell'Unione? Vai tu Alessia o vado io? No, piccola opinione, posso darla su questa. Vai, Allora, vai, secondo vai. me potrebbe essere un incentivo, perché no? Si potrebbe dire comunque utilizzare la stessa moneta che utilizzano i paesi membri dell'Unione Europea, assolutamente può far crescere quello che è il sentimento europeo, di appartenenza all'Unione Europea. Secondo me sì, dal punto di vista politico può essere un incentivo. Ci sono paesi dei. Scomoda quella serie un attimo. Ci sono paesi che vorrebbero entrare assolutamente nell'Unione Europea, il Kosovo, il Montenegro, a un certo punto vorrebbero entrare a far parte, cioè, se era stato espresso un desiderio di questo tipo da parte sia delle istituzioni che anche di tipo popolare, quindi sì, Giorgio, che ne pensi? No, sono d'accordo, può essere un incentivo all'integrazione. Ci tenevo solo a sottolineare che comunque il processo di adozione, cioè non solo di entrata nell'Unione Europea, ma soprattutto quello dell'entrata nell'Unione Monetaria, è un processo comunque abbastanza rigido. Non è che se un paese decide di entrare nell'Unione Europea, vabbè, già che ci siamo, fatemi entrare anche nell'Eurozona. C'è un percorso molto rigido che devono rispettare, dei paletti a livello di indipendenza della banca centrale, a livello di metriche monetarie che devono rispettare. Tra l'altro anche noi abbiamo seguito, addirittura noi ci abbiamo messo 30 anni per raggiungere questo scopo, no? Dal 1972, quando iniziamo il serpentone monetario, come si direbbe. Per poi dagli anni 90 seguire un percorso sempre più stringente con non pochi problemi anche lì. Quindi non è assolutamente banale questo processo, però sì, sono d'accordo con Alessia, può assolutamente avere un'unione politica più forte, anche perché ricordiamo che attualmente non c'è alcuna, almeno dai trattati,
non c'è alcuna specificazione riguardo una eventuale uscita dall'Eurozona, al contrario ad esempio dell'uscita dall'Unione Europea che ad esempio il Regno Unito ha fatto come sappiamo benissimo. C'era un'altra domanda, giusto Serena, da Zoom? Sì, abbiamo un'altra domanda da Adwa che chiede il perché del fatto che nonostante la portata del programma di quantitative easing, quindi questa enorme immissione di liquidità messa in atto dalla BCE, poi però l'inflazione è rimasta bassa durante gli ultimi anni. Alessia, vai tu Che vuole o vado rispondere? io? Senti, vado? Vai, sì. No, allora c'è un paper interessante in realtà su questo aspetto, non riesco a linkarvelo attualmente perché è un casino, dovrei andare a ricercare un attimo. Però c'è un paper interessante, redatto se non sbaglio direttamente dalla Banca Centrale Europea. Praticamente è vero, c'è stato un grande acquisto dal quantitative easing di asset finanziari. Il problema è che, come ha spiegato Alessia, l'inflazione è un fenomeno monetario che si tratta di aumento dei prezzi, dei prezzi nel tempo, no? Dei beni nel tempo. Il problema è se, appunto, tutta questa moneta che la Banca Centrale Europea mette a disposizione delle banche private e poi arriva effettivamente all'economia. C'è questo hot paper dove si vede chiaramente, insomma, un po' di figure, perché poi noi parliamo banalmente di moneta, in realtà ci sono diversi tipi di moneta, di aggregati monetari, no, non vorrei complicare troppo la questione, però insomma, si vede che in realtà l'azione della Banca Centrale Europea spesso si è fermata a un momento prima che arrivasse poi alla fine ai cittadini e quindi poi a creare inflazione. Non voglio dilungarmi troppo su questo argomento che sarebbe enorme. Poi Alessia, ritieni opportuno eventuali aggiunte o correzioni. Comunque bisogna anche contare il fatto che l'inflazione è un fenomeno molto complesso e non è determinato esclusivamente dalla politica monetaria della BCE. Ad esempio, stiamo vedendo ultimamente quanto il dibattito sulla una futura inflazione o meno possa arrivare in futuro, e questa si sta dibattendo anche se sarà strutturale o meno, e si sta vedendo che in realtà, ad esempio, questo tipo di inflazione che stiamo vivendo attualmente, che ad esempio negli Stati Uniti ha raggiunto nell'ultimo mese il 4,2%, possa arrivare ad esempio da dei problemi di supply chain, si direbbe in termine tecnico, cioè di trasporto mondiale. Si stanno creando un sacco di problematiche, addirittura non si riesce a comprare neanche più i container in Cina, il prezzo dei container è schizzato alle stelle, non se ne riescono a trovare abbastanza, se ne stanno costruendo di nuovi. È molto interessante come tema. Però insomma, l'inflazione è determinata non solo dalla quantità di moneta in circolazione, ma anche da altre dinamiche, come ad esempio la globalizzazione tende a far diminuire la pressione sui prezzi di una nazione, oppure ancora la demografia può influire nella dinamica. Quindi sono tanti aspetti che combinati, come ad esempio anche il sistema bancario può essere magari non in vigore, come ad esempio dopo la crisi finanziaria del 2008, dove le banche private avevano molti crediti deteriorati e quindi questo magari può disincentivare le banche a erogare nuovo credito. La questione è molto complessa, però di base, per riassumere, tutti i soldi che sono stati dati dalla banca centrale, tra virgolette, poi banalizzo molto in realtà, dalla banca centrale alle banche private, poi in realtà solo una piccola parte è arrivata ai cittadini. Non so se Alessia vuole aggiungere altro o correggermi. No, hai detto benissimo, comunque c'è solamente da aggiungere che tutto ciò verrà, il tasso di inflazione eccetera, come ho detto, verrà rivisto durante la Monetary Strategy Review, quindi anche questo sarà comunque oggetto di discussione, si rivedrà anche questo, un attimino come reagirà la BC a questo tipo di situazioni che anni fa quando è stata creata la BCE oppure quando c'è stata la scorsa review, comunque non erano presenti, almeno non in questo modo. Serena, se mi permetti, aggiungo una cosa, e anche Alessia. Ho letto il commento di Parabellum su YouTube. Purtroppo,
Cerchiamo di concentrare il dibattito sulla Banca Centrale Europea, su cosa fa la Banca Centrale Europea ed eventuali implicazioni. Purtroppo, se iniziamo a parlare anche delle scelte delle nazionali, poi ditemi se sbaglio, però insomma il dibattito è sulla Banca Centrale Europea, quindi non vorrei parlare di scelte nazionali su introduzione o meno 20 anni fa, 30 anni fa dell'euro o meno. Quindi cerchiamo comunque di rimanere sul punto, direi. Avete individuato altre domande? C'è Alessandro in realtà che chiede il link a questo paper relativo all'inflazione, però Allora, dice. se volete andare a rispondere a qualche altra domanda, io nel frattempo vado a cercarlo volentieri. Ah, non ne abbiamo altre. Non so se su YouTube ce ne sono delle altre. Allora, ad esempio. Perché dovrei supportare l'euro invece di supportare una moneta nazionale? Io nel frattempo vado a recuperare un attimo il link. Intanto spero siano risolti i problemi con il microfono, visto nei commenti che è stato Sì, evidente la. c'era questo problemino qui. Spero non fosse troppo invadente, ma penso strisciasse sulla camicia, non No, so. ma si sentiva solo un po' A di volte. tessuto. Ok. Forse sì, provo a metterlo qui. Ok, perché dovrei supportare l'euro invece di supportare la moneta nazionale? Allora, i motivi dietro la creazione di una moneta unica si collegano alla creazione di un mercato singolo dell'Unione Europea, all'integrazione economica che va di pari passo con l'integrazione politica. Nel momento in cui abbiamo un'integrazione europea di tipo politico, viene naturale avere anche un'integrazione di tipo economico, quindi avere anche una moneta unica. In un contesto così integrato, quindi ha senso avere una moneta unica invece di una moneta nazionale. Si può essere d'accordo o meno sul fatto che magari l'euro è stato adottato troppo presto, che sui criteri si è voluti essere troppo stringenti o non abbastanza, però nel contesto attuale ha senso proteggere la moneta unica. Questo non vuol dire che non bisogna correggere quello che non va bene, questo non vuol dire che non bisogna proporre miglioramenti. Sì, nel frattempo ho linkato su YouTube e anche dovrei avervi linkato anche sulla chat Sì, il link. grazie, Que grazie quello è il tantissimo. paper dove più o meno spiega la domanda che ci faceva il partecipante precedente, insomma, sul perché così tanto acquisto poi non ha creato inflazione. È molto carino, è in inglese purtroppo, quindi mi dovrete scusare per questo, però. Vediamo altre domande. Cosa cambierebbe con l'introduzione della CBCD? Non è quasi praticamente già digitale l'euro? Molto interessante questa domanda, è anche forse attuale. Noi come associazione, come ONG, ci lavoreremo presto. Ancora non abbiamo creato contenuti, abbiamo lavorato su questo argomento, però sappiamo che comunque la BCE sta facendo pressione o comunque fa annunciamenti di questo tipo, che c'è un working group all'interno della BCE che sta lavorando sull'argomento. Tu magari, Giorgio, cosa ne pensi? Allora, io in realtà ho fatto già un video riguardo la possibilità, che in realtà appunto è ancora una possibilità quella di introdurre una CBDC, per chi non... CBCD. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le CBCD è un acronimo inglese che sta per Central Bank Digital Currency, che poi in realtà invece, infatti mi pare strano, è CBDC, Central Bank Digital Currency, non è CBCD. Vabbè, però detto ciò. E in realtà io ho fatto un video che sto andando a recuperare per, se volete... Eccolo qui, che si chiama Siete pronti all'euro digitale? E dove appunto era praticamente il 18 ottobre nel mio video ed era una notizia dell'ultimo momento sostanzialmente. La linko sia in chat su YouTube,
che su Zoom. Sì, dicevo che da ottobre, la Banca Centrale Europea ha iniziato a valutare l'introduzione di questo tipo di nuova moneta, che in realtà è uno strumento che non si è iniziato a discutere da ottobre dell'anno scorso, ma è da molto tempo che se ne sta parlando, insomma. E tra le nazioni più avanzate in questo progetto c'è la Cina, che ha già iniziato in realtà a distribuire questa CBDC, che sarebbe lo yuan, ma a livello digitale, a determinati target di popolazione in poche città cinesi. Quindi diciamo che sostanzialmente la nazione più avanzata in questo senso. Perché gli altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, sono un po' quelli forse tra le nazioni avanzate un po' più riluttanti in questo senso, mentre la Banca Centrale Europea sta un po' nel mezzo. Perché si sta riflettendo su questa introduzione? Ad esempio, di nuovo ritornando alla domanda, anzi, ritorniamo alla domanda perché la seconda domanda di Massimo è: non è quasi praticamente già digitale l'euro? In realtà no, cioè è vero, un po' è vero, è digitale nel senso che tu per comprare la birra al pub utilizzi magari la carta di credito, utilizzi l'app, non lo so, adesso non vorrei fare pubblicità occulta, ma vabbè, facciamo, utilizzi un'app no, molto diffusa che ha il logo con lo sfondo rosso per appunto pagare la tua birra senza utilizzare effettivamente il contante, eccetera, eccetera. Quindi tu magari potresti pensare, ok, quella cosa è già digitale. In realtà non è esattamente digitale quella cosa, cioè il meccanismo è digitale, ma in realtà stai utilizzando il sistema bancario, appunto delle banche private, del tuo conto corrente, del tuo deposito per pagare quella tua, birra. In realtà nel CBDC, la novità sarebbe proprio quella che ogni cittadino potrebbe avere un conto bancario. Un conto direttamente nella Banca Centrale Europea, e quella è la novità grande. E quindi magari all'interno del bilancio della Banca Centrale Europea ci sarà anche un Giorgio De Marco che avrà 20 euro a disposizione. Questo in realtà comporta una serie di vantaggi e svantaggi, ed è per questo se ancora non si sta attuando questo tipo di tecnologia. Perché un grande vantaggio ovviamente sarebbe quello di rendere più disponibile a tutti, no? La facilità dell'uso del contante, c'è comunque garantita, secondo la Banca Centrale Europea, il fatto di comunque mantenere una certa privacy riguardante lo strumento. E un altro aspetto positivo sarebbe quello di rendere uno strumento di pagamento così comodo a una popolazione molto più ampia rispetto a quello che possono ottenere le banche private. Perché ci sono molti studi che appunto sottolineano di come in realtà il sistema finanziario sia molto spesso poco utilizzato dalle fasce di popolazione più povere. E quindi utilizzare questo strumento potrebbe agganciare le fasce più povere ai vantaggi di tutta la moneta digitale. Dall'altra parte, però, avere un conto corrente direttamente nella Banca Centrale Europea praticamente cioè centralizzerebbe tutto quanto verso la Banca Centrale Europea e non più verso le istituzioni finanziarie. E questo potrebbe comportare una serie di problematiche nel sistema finanziario e addirittura lo scenario più catastrofico potrebbe essere addirittura quello che le banche non potrebbero più servire a niente e quindi creare tutto un delle problematiche nel sistema finanziario, ovviamente cosa che la Banca Centrale Europea non vuole. Non vuole non perché deve un favore alle banche private perché c'è Soros che comanda, non per motivi di complotto, ma perché all'interno delle banche private ci sono anche i nostri soldi e se la banca fallisce, cioè perdiamo anche una parte dei nostri soldi. Quindi è importante preservare il sistema finanziario perché sostanzialmente si preserva anche la nostra ricchezza. Quindi ci sono un po' di tematiche in corso e la Banca Centrale Europea si sta chiedendo, e anche in questo senso c'è anche una consultazione pubblica, io l'ho fatta ad esempio, potete dire la vostra se adottare o meno, se e come potete adottare la CBDC in questo senso. E tra l'altro nel video che vi ho citato, mio, quindi mi cito da solo, c'è il link per poter appunto partecipare a questa consultazione.
Che è un po' un leitmotiv, no? La Banca Centrale Europea che vuole magari avvicinarsi molto di più, lo abbiamo visto adesso con questo esempio qui, voi non siete qui a caso, insomma, e quindi è anche molto interessante questa cosa. Non so se nel frattempo avete, mi sono dilungato come al solito, non so se nel frattempo avete letto qualche altra domanda interessante. Ce n'era una su YouTube di Mario Rossi che chiede se può avere senso dedicare direttamente, dare direttamente ai cittadini parte delle risorse del quantitative easing. Che ne pensate? Allora, la domanda ha molto senso, Mario Rossi, tra l'altro ogni domanda ha senso. Ne parleremo nel terzo webinar, dove ci sarà anche di nuovo Giorgio con Tabellini, Lonergan, Tra l'altro anche Farage. sul canale YouTube, quindi potrete E seguirlo. anche sul canale YouTube. E come può la BCE aiutare direttamente i cittadini? Perché no, può utilizzare parte delle sue risorse e dare direttamente ai cittadini. Quello di cui sta parlando Mario ha un nome, si chiama Helicopter Money. Denaro elicottero, in realtà non è stato tradotto in italiano, forse sì, non l'ho mai visto tradotto letteralmente. In ogni caso si tratta di la BCE invece di parole povere dare soldi alle banche, dà direttamente ai cittadini. Addirittura potrebbe fare un bonifico che vada direttamente sul conto bancario dei cittadini. Non è mai stato fatto qualcosa del genere. Sì, c'è la US Stimulus adesso negli Stati Uniti, ma quello che si fa spesso è una quello che non si fa è la distinzione tra la politica fiscale e la politica monetaria. Helicopter Money, quello di cui sta parlando Mario Rossi, sarebbe una politica di tipo monetario. Quello che sta facendo, quello che ha fatto Hong Kong nel passato, anche il reddito di cittadinanza, per dirti. Quelli sono soldi dello Stato che vanno direttamente ai cittadini, si tratta di politiche fiscali. È bene fare questa distinzione. Comunque, magari adesso Giorgio magari ha una sua opinione sulla No, sono questione. d'accordo su. Hai citato un punto fondamentale, no? Che molto spesso si fa confusione sul. Appunto, esempio, come lo stimolo americano, che tra l'altro è stato prolungato, attualmente ancora in vigore, se non sbaglio. No? Cioè, ci sono dinamiche diverse, insomma, tra lo Stato che dà un sostegno economico ai cittadini e direttamente la banca centrale, invece, che dà un sostegno, monetario direttamente ai cittadini. Sono d'accordo con quello che ha detto Alessia, se ne è parlato tra l'altro all'inizio della pandemia, all'interno della comunità scientifica economica se ne è parlato, alla fine non è reputato, alla fine nessuno stato ha reputato quella strategia come valida, però se ne è parlato. Diciamo che, ricollegandola anche alla domanda precedente, una cosa che potrebbe essere estremamente facilitata grazie alle CBDC, quindi alla moneta digitale della banca centrale, sarebbe proprio questo fenomeno qui, cioè un helicopter money sarebbe possibile in questo senso, perché effettivamente il cittadino ha direttamente un suo, se vogliamo chiamarlo account, un suo conto corrente direttamente nel bilancio della Banca Centrale Europea, e quindi questa trasmissione sarebbe molto più facilitata. Cosa che ha dei vantaggi, come spesso si dice in economia, ha dei vantaggi, ma anche molto spesso degli svantaggi, perché avere uno strumento così potente e così facilmente utilizzabile può portare a delle pressioni anche politiche non indifferenti in questo senso, no? Quindi anche lì se ne sta parlando molto. Però Mario, ti consiglio, se vuoi approfondire il tema, ci saranno anche degli ospiti molto più competenti di me, e quindi potremo approfondire per un'ora, speriamo anche di più, tutto questo tema, quindi assolutamente. Coppler, io ho letto la domanda di Coppler, se me lo permettete. Quando si passerà ad un'unione bancaria europea, la BCE è già all'opera per fare ciò? Rispondo io 2 secondi, sì, si ha già un'unione bancaria europea e si sta lavorando per rafforzarla ulteriormente, però se Alessia o Serena vogliono approfondire, volentieri. No, nulla da aggiungere, ma allora, mancano 5 minuti, in realtà alla fine, mamma mia, il tempo va sempre in fretta Sì, comunque. vo vola, vola.
Voilà. E a questa domanda in realtà si collega la domanda sulle banche centrali nazionali. Qual è l'utilità delle banche centrali nazionali adesso all'interno del loro sistema? Allora, i governatori delle banche centrali nazionali fanno parte del Governing Council. Il Governing Council, che praticamente decide, no, le politiche monetarie, decide per la BCE. Quindi le banche centrali nazionali partecipano effettivamente alla formulazione delle politiche monetarie. A parte questo, comunque, si hanno anche altre funzioni tecniche, come, spero il microfono stia funzionando, altre funzioni tecniche come ad esempio consulenze analitiche, e una che è molto importante è la Banca d'Italia. Lo fa molto bene l'educazione finanziaria, si va nelle scuole o si organizzano dei webinar o appunto si va nelle scuole, nelle università a parlare di politiche monetarie, che non è affatto facile, non è una funzione di poco conto. Quindi, insomma, le banche centrali hanno un ruolo ancora abbastanza importante, perché comunque nell'eurosistema ci fanno parte poi gli stati membri dell'eurozona, che partecipano attivamente al processo decisionale all'interno della BCE. Sì, visto che abbiamo poco tempo, direi di iniziare a salutarci, insomma, non vorrei poi che... Perché poi Zoom, se non sbaglio, taglia di netto, no? È abbastanza drastico. Quindi, ci perdonerete se non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande. Ci sarà occasione nel webinar del 31 maggio, e se lo volete ripresentare, se avete le slide, volentieri. Però dai, lascio a voi il saluto e, insomma, vai. Ok, allora, innanzitutto grazie mille per aver partecipato sia ai partecipanti su Zoom che ai partecipanti su YouTube. In realtà volevo scrivere sulla chat un paio di informazioni. Ah sì, posso, ecco qui. Allora, panelist and attendees. Potete dare un'occhiata alla nostra piattaforma, European Citizens Bank, potete fare le vostre domande lì e noi, i membri degli altri team, comunque noi siamo un team internazionale, ma andremo a tradurre insomma, parleremo tra noi e vi risponderemo, anche se siamo un team internazionale, tradurremo così da darvi una risposta ancora più completa. E per qualsiasi domanda contattateci a info@europeancitizensbank.it e vi aspettiamo per i prossimi webinar. Il prossimo sarà il 25 maggio alle 18:30. Potrete iscrivervi e trovare il link direttamente sulla piattaforma. E magari Serena, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, direi appunto di rimandare l'appuntamento proprio sulla piattaforma nei prossimi giorni e poi ai prossimi webinar e ricordatevi che anche le iscrizioni, diciamo, per candidarsi all'assemblea sono già aperte e ringrazio di nuovo Giorgio e tutti i partecipanti. Grazie a voi, ho linkato il link anche in chat su YouTube, così possono recuperare anche loro la vostra piattaforma. Io direi di chiudere con un'ultima domanda, se me lo permettete. Poi se Zoom chiude, chiude, pazienza. Mirza Nali, cosa succede quando una banca centrale è in disaccordo con le altre banche centrali per le politiche monetarie? Che succede? Le dinamiche all'interno del Governing Council non sono pubbliche, questo tipo di meeting non sono pubblici. So che le decisioni avvengono all'unanimità, quindi nel momento in cui ci sono dei problemi è abbastanza complicato venirne a capo e poi si riflettono anche sul lavoro della BCE, però comunque quello che si punta a fare è avere unanimità. Ovviamente dall'esterno si vede che c'è un blocco tra nord e sud, tra i frugali e i mediterranei, e quindi si tenta di trovare un compromesso. Comunque non possiamo rispondere proprio in maniera come vorremmo, e per cui ti chiediamo, chiedo ha fatto questa domanda Mirza, Alif, spero di aver pronunciato correttamente il tuo nome. Potrei farla sulla piattaforma, così possiamo discuterne meglio e Sì, magari potrai
No, chiudo dicendo che, anche se la mia professoressa di liceo diceva che non si doveva usare questa espressione, ad esempio, una delle grandi difficoltà che ha avuto proprio Mario Draghi nella sua presidenza è proprio stato proprio quello, quindi far conciliare, come diceva giustamente Alessia, le due, mi verrebbe da dire i due ultra, cioè quelli settentrionali e quelli meridionali, le banche centrali dei paesi del nord e quelli del sud, ed è stata una delle sue grandi forze, no? La capacità comunicativa di convincere, di tenere coesione all'interno del Governing Council della BCE, anche a livello di forward guidance, di tutte le dichiarazioni, insomma. Quindi, però sì, insomma, mi sembra una domanda interessante, quindi lo... Però dai, detto ciò, grazie mille Alessia e Serena per questa opportunità e ci vediamo sul canale YouTube di WhatsApp Economy il 31 maggio per discutere di Banca Centrale Europea, Covid, eccetera, eccetera, mentre per tutti gli altri appuntamenti andate sul loro sito e sicuramente potrete acculturarvi riguardo il funzionamento della Banca Centrale Europea e tutte le tematiche finanziarie. Grazie a te, Giorgio. Grazie a te, Giorgio. Ciao a Grazie a tutti. te, ciao ciao, ciao! Ciao. Ciao, ciao, ciao.